Allora, parliamo della prima domanda. Eh, quali sono le dosi di polimero applicate al substrato nella tabella che hai presentato, Pier Giorgio? Sì, allora, eh, non l'ho detto appunto per eh, mancanza di tempo, però, allora, ehm, per la tabella, quella eh, in cui eh, l'abbiamo applicato insieme al, al substrato, abbiamo, eh, abbiamo eh, mantenuto una quantità nota di substrato. E la quantità di polimero è stata ehm, diciamo, calcolata, proporzionata in base al suo, diciamo, al suo, al suo massimo assorbimento. Eh, quindi, eh, se, un polimero, eh, nel senso, se un polimero assorbe più acqua, ne andrà meno, eh, per cercare di avere eh, diciamo, più o meno partire da una, da una capacità di campo simile tra tutti e tre. Perfetto, grazie mille. Ora allora Pier Giorgio, intanto. Grande Filomena che vi fa i complimenti, quindi grazie mille. Lei è stata la prima, vedete che ne arriveranno altri, mi raccomando. Allora, eh, Sebastiano ci dice: i DSS sono un ottimo tema per il prossimo incontro, va bene, lo teniamo in considerazione, ci sono tante, eh, tante novità su quel, su quel settore, quindi, anzi, continuano a saltare fuori. Allora, le registrazioni Cosimo? Sì, saranno sul sito del progetto, ok? Te l'ho condiviso in chat, fammi sapere se, se bisogna che lo rinvii. Um, Filippo ci chiede se questi polimeri vanno distribuiti tutti gli anni? Rispondo io. Sì, so. uh, sì, sì eh, allora eh, ma, eh, diciamo che no, nel senso che la... dipende dalla natura del polimero, ma durano diversi anni. Eh, quelle proiettorie di potassio si degradano completamente in CO2 e acqua in 3-4 anni, eh, per quanto insomma, eh, sia necessario anche insomma, un po' di. Ehm, ricerca anche su questo no? per capire un attimino quanto durano. Noi abbiamo fatto dei cicli di idratazione e disidratazione per capire, insomma, se una volta che si disidrata il polimero si ridrata correttamente, e questo era importante verificarlo, secondo noi. E quindi, no, noi quello che eh, volevamo soprattutto verificare con eh, questo progetto, che ha dei caratteri di preliminarità, questo è evidente, erano due cose. Uno, che l'acqua che questi polimeri assorbono sia messa a disposizione a potenziali idrici compatibili con l'assorbimento la radicale. E quello che ha fatto vedere Pier Giorgio, secondo me, lo dimostra in maniera efficace. Secondo, che fosse sentito dalla, dalla vite la loro applicazione. E quello che ha fatto vedere Clara, secondo me, sul potenziale idrico del suolo misurato in continuo, eh, dimostra una differenza sensibile nel, nel potenziale idrico del suolo durante, durante un periodo di stress. Eh, detto questo... Secondo noi al momento perlomeno non è praticabile un'applicazione in pieno campo per la, i consumi idrici di un vigneto adulto e maturo, ma l'ipotesi che facciamo è quella di un'applicazione all'impianto specificatamente per ridurre le fallanze e per... Um, per Massimizzare l'accrescimento dei germogli al fine di ridurre magari di un anno, che già sarebbe tantissimo da un punto di vista pratico applicativo, l'entrata in produzione del vigneto, perché questo sarebbe, sarebbe un, un gran risultato. E soprattutto su vite sapevamo veramente poco, eh, per cui ci serviva, ci serviva capire soprattutto questo. L'applicazione per il momento per noi è quella all'impianto in prossimità degli apparati radicali. Perfetto, Grazie mille, Tommaso. Allora, una domanda per te, Clara. Allora, um, negli studi che hai condotto, um, le viti in vaso erano state concimate? Sì, okay. sono, state, sono state concimate eh, in due diversi interventi, eh, okay. hanno ricevuto tutti la stessa dose di, di concime, insomma. Ok. Allora. Roberto mi ha dato una domanda che onestamente non capisco, a parte che è in spagnolo. Eh. Bah, magari Roberto prova a metterti in contatto con Tommaso. Eh, in caso ti giro il contatto poi, Tommaso. Eh, ascolta, abbiamo dei dati invece sul costo dei polimeri. So che siamo ancora in una fase appunto iniziale, però... Questa maniera lascia a te, Tommaso. Eh. Sì, quando menzionavo il fatto che stanno cambiando le cose in maniera abbastanza veloce su questo punto. Qual era il cioè, questi sono eh, strumenti che erano disponibili dagli anni 70-80, grosso modo, eh, con una formulazione totalmente differente. Eh, negli ultimi anni eh, ci sono formulati nuovi che hanno un costo decisamente inferiore, e questo è fondamentale e soprattutto eh, ci sono anche differenti gruppi che si stanno muovendo per mettere a punto soluzioni di economia circolare quindi andare un pochino a ottenere questi idroge da materiali organici o magari da, da sottoprodotti di, altre, di, altre, eh, di altri settori produttivi e questo può abbassare i costi il punto chiave è che al momento stimiamo un costo di 20-30 centesimi eh, per barbatella diciamo quei 20-30 grammi se più meno, siamo più o meno sui 20-30 centesimi. Che significa? Significa che, in relazione al costo di una barbatella, la riduzione della mortalità delle fallanze deve giustificare, da un punto di vista tecnico-economico, l'applicazione del, del prodotto. E questo è anche il motivo per cui non vediamo al momento eh, un utilizzo a, in pieno campo su viti mature. Perché, per soddisfare le esigenze idriche di un vieto maturo, potrebbe essere sicuramente uno strumento. Uno strumento, però i costi a quel punto sono un problema. Eh, mentre nelle, fal nelle fallanze, nel rimpiazzo delle fallanze, eh, e per massimizzare l'entrata in produzione, ecco, eh, il ritorno economico è molto più semplice. Grazie mille. Allora, uh, Sebastiano no, uh, non, non ci sono crediti previsti per, per questo webinar, mi spiace. Allora Giuseppe, innanzitutto vi fai complimenti ragazzi, um, e ci chiede dei consigli su come adoperarli eh, su impianti vecchi. Allora, eh, noi ci abbiamo, ci abbiamo provato, abbiamo messo, dico la verità, ci abbiamo provato, nel senso che una delle azioni era sul vigneto, sul vigneto maturo, cioè considerare una cosa, una vite matura eh, occupa più o meno una profondità dei apparati radicali molto superiore. L'acqua spesso se la va a cercare. Eh, secondo, ehm, come le, le applica, noi abbiamo provato ad applicarli magari con strumenti simili a quelli che sono per applicare i concimi. Quindi creare dei solchi e applicarli in un punto specifico, magari insieme a una concimazione, perché l'altra strada, l'altro settore potrebbe essere quello del quello che suggeriva anche Clara un'applicazione in sinergia ad alcuni concimi per bloccare la soluzione circolante in un punto ed evitare ruscellamenti e perdite, soprattutto di azoto. Eh, su un vigneto maturo, quello che si può fare, e anche quello che proveremo a fare probabilmente nei prossimi anni, è quello di ipotizzare la creazione di una zona nell'interfila di 20-30 cm, grosso modo. In cui creare una sorta di riserva idrica, magari ecco, anche in relazione alla concimazione. Eh, quindi eh, applicazione e poi una vangatura o comunque sia una lavorazione che permette di, di mandare in profondità parte di questi polimeri. Questo potrebbe essere un'applicazione. Ok, grazie mille, Tommaso. Allora, no, vi condivido eh, in chat il link per iscrivervi al nostro canale YouTube. Ok così ce l'avete, che vedo che qualcuno non riusciva a scannerizzare il QR code, così c'è anche il link e ci potete cliccare direttamente e di iscrivervi. Allora, altre domande, altre domande, altre domande. Quella di Denis mi piace molto, uh, vediamo se si riesce a dare una risposta. Uh, nel caso, uh, in periodi asciutti, mh, i polimeri possano assorbire per osmosi inversa acqua dalla barbatella disidratandola o comunque dalla pianta? C'è questo rischio secondo voi? Secondo me no, perché semplicemente eh, un, i polimeri si gonfiano e poi si sgonfiano, che significa che secondo me un polimero che, che assorbe accumula eh, diciamo volume e poi quando non è più in grado di cedere acqua alla pianta. Uh, crea un po' degli spazi quindi arieggia anche un pochino il suolo uh, e secondo, eh, secondo me non viene più in contatto con uh, per i radicali e con le radici assorbenti uh, e è ancora potenziali idrici comunque sia compatibili con un terreno semi asciutto, io la vedo, la vedo dura che possa, che possa accadere non lo so, francamente non lo so però la vedo, la vedo difficile da un punto di vista fisico meccanico uh -huh. Ok, ok, ok. Uh, il formulato è autorizzato in agricoltura bio? Quello, quello organico sì, uh, mentre gli altri due no. Quelli sintetici a base di poli poliacrilato no. Ok, ok, ok. okay. Uh, è mai stata fatta una prova per verificare l'attecchimento degli innesti? Che io sappia no. Che sappiano e anche Beh, perché. Parla, so, potrebbe, sì, esatto. Potrebbe, essere, no, no, potrebbe, potrebbe avere un, un ruolo, magari, sulle barbatelle. Io so che viene utilizzato nei, nel settore vivaistico mm. perché ovviamente migliora i substrati di crescita anche nelle piante erbacee in maniera significativa. In relazione agli innesti, non lo so. Io direi di chiudere con l'ultima domanda di Gianni. Ci sono delle sostanze nel terreno che potenzialmente possono depolimerizzare velocemente queste molecole? Ma allora io dico, per quello che noi sappiamo, bah, eh, sono, sappiamo che sono fotolabili, per cui okay. temono, temono la luce. Diretta, perlomeno per periodi lunghi, e quello che accade è quello che può sicuramente degradarli nel tempo. È l'assorbimento, è una questione meccanica: assorbimento e disassorbimento, per cui si tra virgolette, rompono, eh, o comunque sia, si diventano via via catene sempre più piccole e perdono quella loro capacità anche di assorbire acqua. Però questo accade negli anni, okay. per quello che sappiamo. Poi ecco, l'esperienza è. Esperienze sono all'inizio, perlomeno con prodotti nuovi perfetto. Va benissimo. Allora, grazie mille Tommaso, grazie mille Clara e Pier Giorgio. Vi lascio fare un ultimo saluto e siamo in chiusura. Ciao, Ciao a tutti, eh, grazie. Ciao. E allora, grazie. grazie.